Sottoporta! Eccoci con Scommetti Sottoporta, la rubrica di approfondimento sulle bollette a cura della nostra redazione. Allora, ci abbiamo fatto ci siamo. Una bella, diciamo, bolletta. Non so se vuoi enunciare tu i nostri ce l'ho qui, dati. Ce l'ho qui, ce l'ho sotto mano. Ci sono le scommesse giocate dal sottoscritto, dal buon Ciro Gaipa, e anche le tue, che dirai appunto. Tu, scommessa minima di 3 euro, e quindi fateci sapere, mi raccomando, se fateci sapere anche un confronto di se l'avete giocata, se avete modificato qualche cosa, se ecco, diciamo, insomma, dateci fiducia da questo punto di vista. Settimana scorsa ci è andata un po' maluccia, però abbiamo detto sono le prime giornate di campionato, quindi il rischio è leggermente alto, ecco, proprio per usare un eufemismo. Allora, scommessa minima, come ho detto, di 3 euro, potete anche giocare chiaramente di più. Vado con le gare, ecco, giocate da noi. Inizio a elencare quelle, le prime, ecco, Cagliari-Roma. Allora, volevo un attimino, prima che vai, prima che la pagina, ti volevo un attimino dare man forte su questo. Sì. Volevo dire che noi facciamo queste proiezioni per quanto riguarda i risultati, e volevo ricordare a tutti di seguirci, ma come tutti ben sanno, essendo le prime partite, non possiamo avere dimestichezza su un orientamento delle singole squadre. Essendo un campionato nuovo, ci possono essere delle varianti, certo. E quindi bisogna, e poi se avessimo la certezza, lo stessimo qui. Assolutamente, noi proviamo, ecco, proviamo a farvi vincere. Se vinciamo un super Enalotto, non ve lo facciamo sapere perché siamo già andati via ampiamente. No, quindi da prendere con le molle, perché bisogna vedere un attimino la taratura delle singole squadre per poter vedere un orientamento più statistico. Assolutamente sì. Allora, dicevo, puntata minima appunto di 3 euro, potete giocare anche chiaramente di più. Vado con le gare. Allora, Cagliari-Roma, gol, e Sassuolo-Pescara, X. Poi ci sono anche le altre 4 partite con Crotone-Genoa 2 e Fiorentina-Chievo 1 più gol. Quindi la vittoria della Fiorentina con annesso gol del Chievo. Quindi potrebbe finire tipo, che ne so, un 2-1, un 3-1, un 3-2, eccetera, eccetera. Quindi la Fiorentina, almeno secondo questo pronostico, potrebbe appunto vincere con anche il gol del Chievo. Le tue partite invece sono, caro Federico? Le mie partite sono, se me le dai, non ho adesso in, certo, ce l'ho qui, Udinese-Empoli X2 e Torino-Bologna 1X. Allora, quindi volevo un attimino motivare, perché non metto, certo, numeri a casaccio. Assolutamente. Allora, Udinese-Empoli ho messo, perché chiaramente, cari amici, dobbiamo seguire un discorso logico, non dobbiamo mettere dei numeri a casaccio. Certo. Ho messo Udinese-Empoli X2 per un semplice fatto. L'Empoli ha cambiato l'allenatore, ma le pedine più o meno sono le stesse, qualche cambio è stato fatto. L'Udinese, cari ragazzi, amici e spettatori, è una squadra totalmente nuova. Certo. E la novità, come tutti pensano, ha bisogno di un rodaggio. Sicuramente. E quindi bisogna vedere, in più all'allenatore nuovo, l'ottimizzazione dei risultati. Io ho dato una possibilità in più all'Empoli, e come napoletano mi auguro anche, faccio un grosso in bocca al lupo all'allenatore Antonio Martuscello, perché è napoletano, e quindi, essendo un paesano nostro, noi ci auguriamo le migliori fortune, anche perché ha rinunciato al Napoli pur di stare ad Empoli. Esattamente, perché poteva rientrare nei, esatto, collaboratori di Sarri. Mi fu promesso questo, promessa mantenuta dal presidente Corsi, e quindi questa è una favola che ed è rimasta ad Empoli. Torino-Bologna 1X, perché? Torino-Bologna 1X, ho messo 1X perché ho dato una chance in più al Torino, che sta arrabbiato. Arrabbiato per l'ultima partita, che si è terminata un poco su un risultato non a lui compiacente, perché aveva cercato un peccato per il rigore di Belotti, però il Torino lo vedo una squadra gagliarda, come si suol dire. Il Bologna un attimino, insomma, è una delle squadre che ogni anno è sempre la stessa cosa. Non so come i tifosi come fanno a tifare Bologna, però è una squadra della città, e mi auguro che, insomma, abbia, è sempre una squadra, non so, la vedo un poco statica, e quindi ho dato una possibilità in più al Torino, e quindi ecco perché seguo questo ragionamento, come spero lo facciano tutti quanti. Non mettiamo i numeri a caso, non mettiamo X3, perché non si può fare, fra l'altro. Allora, ecco,
prima di concludere, appunto, ricapitoliamo la nostra bolletta di scommetti sottoporta, che è la seguente: Cagliari-Roma gol, Sassuolo-Pescara X, poi Crotone-Genoa 2, Fiorentina-Chievo 1 più gol, Udinese-Empoli X2, Torino-Bologna 1X, puntata minima di 3 euro.